Quindi, quali sono le principali barriere? Ne possiamo citare qualcuna fra le tante. In primis, si ha un approccio sbagliato, lo faccio per gli incentivi fiscali oppure fanno tutti così. Si decide di attuare la trasformazione, il processo di trasformazione one shot, quindi sostanzialmente in un colpo solo, o si ha la difficoltà nell'edificare la giusta strategia in linea con le proprie necessità aziendali. Si scelgono, si utilizzano delle tecnologie sbagliate che possono portare anche a una perdita di produttività. Se nell'azienda c'è una mancanza di allineamento e cooperazione tra i team, OT e IT, ma anche per competenze insufficienti. Per un progetto di successo c'è bisogno di un team che abbia delle competenze trasversali, sia a livello IT, OT, ma anche analitiche per poter analizzare i dati. Oppure quando si ha difficoltà a definire l'intero costo, quando non si riesce a calcolare il ritorno dell'investimento, quindi il ROI non è calcolabile. Oppure se si ha una grande quantità di dati da analizzare, tra i quali anche i dati non utili. Oppure se si hanno dei dati inquinati che possono portare ad analisi inattendibili e quindi a prendere una direzione totalmente sbagliata.